Buongiorno ragazze e ragazzi, oggi è domenica e voglio fare un risotto con la zucca e mascarpone e gorgonzola. Ecco la mia zucca, ne taglierò un pezzo giustamente e il resto vado a fare la marmellata più tardi. Allora, un pezzo di zucca faccio per tre persone. Faccio 250 grammi di zucca, 300 grammi di riso, un carnaroli ho preso, poi il mascarpone, gorgonzola, vedete voi come vi piace il sapore, se si deve sentire di più il gorgonzola o di meno. Io metto 150 grammi, metà e metà. Poi dell'olio d'oliva, cipolla, io prendo quella rossa, un bel peperoncino perché a me piccante piace e poi un peperone crusco, uno solo, non troppo grande, e lo vado a tostare, passo sulla fiamma che diventa croccante croccante, così poi lo prendo tutto a pezzettini e lo metto alla fine insieme alla mantecatura con un pezzo di burro, vedete, una noce di burro di 30-40 grammi, non ne metto tanto, e del parmigiano un centinaio di grammi. Le dosi ve le do giusto così perché quando andate a fare riso, a voi piace più zucca nel riso, al posto di 200 grammi ne potete mettere 300 e 300 di riso, come vi piace di più poi il sapore. Poi intanto vado a fare un brodo vegetale, metto acqua all'incirca un litro e mezzo, e metto un paio di cucchiai del trito setano, carote e cipolle che faccio io, il dado vegetale. E la ricetta la trovate sul blog www.marinadizio.it. Inizio con mettere a scaldare l'acqua con il trito. Quindi sto pulendo tutta la zucca, poi la taglio a pezzettini. Faccio quadratini piccini, così si cuoce prima. Allora, abbiamo tagliato tutta la zucca a quadratini, la mettiamo da parte. Adesso la cipolla e piccolina, io la metto tutta. Mettete in metà. La faccio molto molto sottile, così quando si dispa proprio. Nell'occhio, vabbè. Questa pasta, la cipolla, adesso mi brucia da morire, e l'olio d'oliva. L'olio d'oliva vedete voi, 40 ml, e vado su fuoco, la faccio stufare piano 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 perché deve quasi sciogliersi. Verso la fine la alzo leggermente un po' per farla soffriggere giusto un pochino e poi aggiungo la zucca. Tra gli ingredienti che dopo ho detto prima, un mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale e pepe. Il sale lo controllo a metà cottura perché il brodo vegetale, il trito di setano, carote e cipolle, il mio c'è anche il sale,
quindi poi metà cottura provo e se bisogna aggiungerlo un po' metto un po' di sale. La cipolla è soffritta, adesso vado ad aggiungere la zucca tagliata a cubettini e aggiungo un mestolo di brodo. La lascio soffriggere giusto un pochino e poi aggiungo il mestolo di brodo. Allora, mentre la zucca va, prendo una padella, la riscaldo bene senza aggiungere niente e vado a mettere il riso per farlo tostare e poi successivamente vado ad aggiungerlo alla zucca. Allora, la zucca ho messo anche il coperchio perché deve cuocere una ventina di minuti. Sta andando, ho messo il brodo e adesso vado a mettere un pochino di sale. La zucca giusto un pochino la metto, lo metto e un pochino di pepe. E lascio andare una ventina di minuti. Sta zucca è cotta, adesso do giusto un paio di colpi con il frullatore di immersione, lasciando quindi un po' a pezzettini, un po' l'ho frullata. Voi potete farla anche con una forchetta. Il riso, come vi ho detto, l'ho fatto tostare una pentola a parte e l'ho sfumato con un po' di vino bianco. Adesso iniziamo un mestolo per volta e portiamo a cottura il riso. Allora, 5 minuti prima della fine della cottura aggiungo mascarpone e faccio sciogliere e rimetto sul fuoco giusto 5 minuti. Se per far sciogliere più velocemente i formaggi mettiamo il coperchio. Mentre scioglie il formaggio trito il peperone etrusco che ho passato sulla fiamma, così diventa croccante croccante. E metto anche un pezzettino di peperoncino. Io lo metto fresco il peperoncino, potete metterlo anche in questo. Allora, quando è pronto, togliamo dal fuoco e mettiamo il burro, parmigiano e lasciamo mantecare fuori dal fuoco, lontano dal fuoco. Non potete sentire, ma un profumino invitante. Lasciamo riposare 5 minuti e poi impiattiamo. Eccoci arrivate all'impiattamento.
facciamo due spaghettini con l'attrezzino, con la zucca. Mettiamo al centro e mettiamo una fogliolina di prezzemolo. È pronto. È delicatissimo, veramente buono. Fatelo e fatemi sapere.